Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo alla seconda edizione della Valorosa di Borghi di Metauro. Vedete, abbiamo tanti partecipanti anche quest'anno, come l'anno scorso abbiamo superato più di 150 iscritti. Qui vicino a me ci sono delle persone molto importanti del Giro d'Italia d'epoca, cominciando dalla Michela Piccioni, qui il presidente dei vici del Giro d'Italia d'epoca, Alessandro di Bike Channel, poi il nostro Gabrio Spapperi. Niente, siamo qua riuniti nella seconda edizione biciclette d'epoca con maglie di lana, e anche quest'anno comunque è stata una bella emozione. Ci siamo tutti pronti, e comunque il percorso sono 68 km, di cui metà su strade sterrate bianche. C'è la staffetta davanti di moto d'epoca, vediamo qua dai Moto Guzzi, macchine d'epoca, e una bellissima iniziativa. Dai, che adesso passo il microfono al nostro Gabriel Spapperi e via. Sì, siamo venuti qua da amici che ci hanno invitato e molto volentieri partecipiamo a questa bellissima gara in questi bellissimi posti di queste bellissime Marche. L'ho già detto ieri sera, mi ripeto, posti bellissimi. Siamo qua noi come non in rappresentanza ufficiale però del Giro d'Italia d'epoca, che è un'associazione che raccoglie in sé 11 tappe storiche più 5 tappe patrocinate dalla nostra associazione, perché abbiamo creato un circuito che appunto si chiama Giro d'Italia d'epoca, che in pratica sulla scia di quella che è stata grande successo, grande manifestazione, che poi è stata la madre di tutte queste qua, che è stata l'Eroica. Noi però appunto siamo un circuito separato, ci distinguiamo e che abbiamo creato questa attività che sta crescendo notevolmente, anche perché aumenta sempre di più la passione verso questi ricorsi storici. E qui mi fermo perché sennò continuo fino a domani. Buongiorno a tutti, come ha anticipato Roberto mi chiamo Alessandro, sono qui in veste di Bike Channel, Bike Channel che crede in queste cose e anche nei Giri d'Italia d'epoca. Quindi siamo nelle Marche, queste Marche sono una regione bellissima, ma posso dire una regione che per i ciclisti è un paradiso, perché ci sono da colline, grandi salite e anche possiamo dire un'enogastronomia al top. Quindi ringrazio Roberto per aver dato questa opportunità a pedalare con queste biciclette. Io posso dire anche un'altra cosa, per me è la prima volta a pedalare con una bici del genere, però diciamo dai, ci proviamo e andiamo avanti. Grazie a tutti e sarà una bellissima giornata, grazie ancora. Buongiorno a tutti, sono Piccioni Michela, vicepresidente del Giro d'Italia d'epoca, e niente, siamo venuti non in veste, come ha detto il signor Spapperi, in veste ufficiale, ma bensì come amici degli organizzatori, e siamo molto contenti di essere qua. Grazie. Bene, siamo qua, voglio qui a fianco a me il mio presidente, grandissima persona che mi aiuta a fare tutte queste cose, senza un appoggio di tutto il direttivo, comunque tutti gli amici qui di Calcinelli non sarei riuscito a fare questa cosa. Bellissima, ringrazio tutto il paese, il comune, il sindaco, i vigili, i carabinieri, tutti quelli che mi danno il supporto e l'assistenza del servizio e tutto quanto. Presidente mio, mi vuoi dire qualcosa? Sì, innanzitutto saluto anch'io tutti e voglio
voglio ringraziare Roberto, ormai qui ci stiamo ringraziando tutti, ma è giusto così, dopo la bellissima giornata di ieri sera dove ho visto tantissimi bambini, abbiamo avuto la Valorosa Kid dove c'è stata una gincana per i bambini e dove avevamo degli stand, c'era tantissima gente, voglio ringraziare di nuovo tutti, queste tantissime persone che sono venute dalle Marche ma anche da fuori dalle Marche, quindi un in bocca al lupo, speriamo che vada tutto bene e poi ci si rivedrà il prossimo anno. Grazie a tutti e buon divertimento. Ciao. Ciao ciao. Sono nato nel 1931, ho cominciato a correre nel 46, ho vinto 90 corse su strada, le dico le più belle. A Bologna Raticosa ha battuto il record del Telli, la Biella Europa il record d'Astra, secondo il Mose. E poi sono passato professionista, ho fatto solamente due corse, che ho vinto prima di Bampi, sono arrivato quarto e sesto. Poi ho fatto le cross, sono stato tre volte campione d'Italia, vice campione del mondo, medaglia d'argento e tre medaglie di bronzo e due vittorie a Parigi. Ok, sono Castagni Rodolfo, sono l'ideatore di questo museo insieme diciamo, al comune di Montefelcino che ha preso l'iniziativa e abbiamo fatto questo museo. Questo museo rappresenta tutte le cose diciamo, del Novecento, abbiamo una sala dei giochi di un tempo, tutto quello che riguardava i bambini. Poi abbiamo il settore della prima e seconda guerra mondiale che quest'anno è il centenario. Poi di sopra abbiamo tutte le biciclette degli antichi mestieri, mestieri itineranti. Poi abbiamo l'altra sala della civiltà contadina, tutte le cose diciamo di una volta dentro casa, in più con due case diciamo in miniatura. Di sotto abbiamo una sala che riguarda la musica, sono aperto tutti i pomeriggi festivi e sotto richiesta.
Parlava, era proprio un dio.